Un'altra domanda che è arrivata sempre via messaggio, io vi ricordo il numero, scriveteci subito se volete partecipare, 393-7366-170 via sms o via whatsapp, riguarda la questione delle grandi navi e ci dice Anna di Venezia, secondo lei è corretto che transiti in un luogo così delicato quelle navi così grosse, non è sbagliato? Ma secondo me è sbagliato che transitino lì, ma l'abbiamo sempre detto, Canale della Giudecca, Bacino San Marco, fuori le grandi navi. Ma dico a questa signora che il problema del dibattito oggi non è che vadano via dallo spazio acqueo, no? Ma che vadano via da Venezia. Allora se qualcuno mi dice che le grandi navi devono andare via da Venezia, è una bella idea, una bella suggestione, ma in questo momento noi dobbiamo pensare anche che è impraticabile perché abbiamo 3.000 lavoratori che vivono, quindi sono 3.000 famiglie che vivono grazie alla crocieristica a Venezia. Poi mi chiedo, lo dico anche perché spesso c'è questo dibattito, se è vero che Venezia deve essere tutelata fino in fondo, non capisco perché le grandi navi, ovviamente fuori dal canale del bacino San Marco del canale della Giudecca, sì, fuori da lì sono comunque un problema, e le petroliere che sono più grandi ed entrano comunque come le grandi navi in laguna, nessuno ne parla. Se il problema è il transito acqueo in laguna, la laguna, cioè, va affrontata in ugual misura per tutti. Qualcuno mi dovrebbe rispondere, no? Grazie mille per la sua opinione, come sempre. Governatore, noi ci sentiamo lunedì prossimo. Buona giornata. Buon lavoro, grazie a voi. Anche in questo lunedì 5 ottobre con noi appunto il governatore Luca Zaia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora partiamo subito dal tema della settimana, la settimana del Veneto all'Expo. C'era, non so se lei l'ha visto, su Facebook girava un video, no? di una caricatura, insomma era una scenetta comica in cui un veneto si lamentava che non ci fosse uno spazio, sì, abbastanza grande, ecco. Invece, andando al di là delle battute, com'è la presenza del Veneto all'Expo, come sta andando, cosa succederà in questa settimana? Beh, inizia oggi la settimana del Veneto, noi abbiamo inaugurato venerdì, una settimana piena di attività, di attrazioni, e approfittiamo anche della grande mole di pubblico che c'è, cioè si parla di milioni di persone che transiteranno durante questa settimana, e per cui parleremo del Veneto dell'agroalimentare, del Veneto turistico, del Veneto dell'eccellenza, del Veneto delle ville venete, insomma di tutti quei valori che il Veneto ha e che vuol far conoscere a livello nazionale e internazionale. Diciamo che il nostro stand è visitatissimo, si calcola mediamente che entrino almeno 25.000 persone al giorno, ed è l'occasione appunto per sicuramente far promozione, ma dietro la promozione poi al di là poi di tutte le cerimoniali di corte, per noi anche business, è fare in modo che le nostre imprese portino a casa nuovo fatturato. E mi pareva che già stamattina ci fosse una presenza molto importante, già alle ore 9 vedevo delle fotografie di code incredibili, no? Sembra che ci sia questa ondata di ritorno di persone che all'ultimo minuto non vogliono perdersi l'occasione, visto che chiuderà tra l'altro l'Expo il 31 di ottobre, l'occasione di visitarlo, quindi insomma sarà una bella settimana questa. Oltre a questo, governatore, una domanda che è arrivata che riguarda una questione diciamo economica importante in Veneto, riguarda la banca che ha avuto delle difficoltà e una sua dichiarazione, lei ha detto serve una banca in Veneto, è così, dice l'ascoltatore Loris, o ci bastano già tutte quelle che abbiamo? Ma il problema è che quelle che abbiamo rischiamo di non averle più. Se avessimo quelle che abbiamo, mettiamola così, se avessimo quelle che abbiamo, Veneto Banca, Popolare di Vicenza e il sistema di credito cooperativo, potremmo dormire sonni tranquilli perché nessuno si occuperebbe di questo. Tanto è vero che fino ad ora mai nessuno ha parlato di necessità di far banche nuove. La verità è che queste banche verranno quotate, la Banca Popolare di Vicenza, la Banca Veneto Banca, verranno necessariamente, obbligatoriamente quotate in borsa in primavera, e a quel punto con pochi milioni di euro, è il caso di dirlo, e chiunque se le può andare a comprare, chiunque ovviamente saranno altre banche o fondi di investimento, e finisce che noi avremo interlocutori che non saranno più del territorio. Non è un fatto identitario, è un fatto di necessità, perché le banche sono il primo socio occulto delle nostre imprese e delle nostre famiglie.
Un'altra domanda che è arrivata sempre via messaggio, io vi ricordo il numero, scriveteci subito se volete partecipare, 393-7366-170 via sms o via whatsapp, riguarda la questione delle grandi navi e ci dice Anna di Venezia, secondo lei è corretto che transiti in un luogo così delicato quelle navi così grosse, non è sbagliato? Ma secondo me è sbagliato che transitino lì, ma l'abbiamo sempre detto, Canale della Giudecca, Bacino San Marco, fuori le grandi navi. Ma dico a questa signora che il problema del dibattito oggi non è che vadano via da quello spazio acqueo, no? Ma che vadano via da Venezia. Allora se qualcuno mi dice che le grandi navi devono andare via da Venezia, è una bella idea, una bella suggestione, ma in questo momento noi dobbiamo pensare anche che è impraticabile perché abbiamo 3.000 lavoratori che vivono, quindi sono 3.000 famiglie che vivono grazie alla crocieristica a Venezia. Poi mi chiedo, lo dico anche perché spesso c'è questo dibattito, se è vero che Venezia deve essere tutelata fino in fondo, non capisco perché le grandi navi, ovviamente fuori dal canale del bacino della Giudecca, del bacino San Marco del canale della Giudecca, sì, fuori da lì, sono comunque un problema e le petroliere che sono più grandi ed entrano comunque come le grandi navi in laguna, nessuno ne parla. Se il problema è il transito acqueo in laguna, la laguna va affrontata in ugual misura per tutti. Qualcuno mi dovrebbe rispondere, no? Grazie mille per la sua opinione, come sempre. Governatore, noi ci sentiamo lunedì prossimo. Buona giornata. Buon lavoro, grazie a voi. Anche in questo lunedì 5 ottobre con noi appunto il governatore Luca Zaia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora partiamo subito dal tema della settimana, la settimana del Veneto all'Expo. C'era, non so se lei l'ha visto, su Facebook girava un video, no? di una caricatura, insomma era una scenetta comica in cui un veneto si lamentava che non ci fosse uno spazio, sì, abbastanza grande, ecco. Invece, andando al di là delle battute, com'è la presenza del Veneto all'Expo, come sta andando, cosa succederà in questa settimana? Inizia oggi la settimana del Veneto, noi abbiamo inaugurato venerdì, una settimana piena di attività, di attrazioni e approfittiamo anche della grande mole di pubblico che c'è, cioè si parla di milioni di persone che transiteranno durante questa settimana e per cui parleremo del Veneto dell'agroalimentare, del Veneto turistico, del Veneto delle eccellenze, del Veneto delle ville venete, insomma di tutti quei valori che il Veneto ha e che vuol far conoscere a livello nazionale e internazionale. Diciamo che il nostro stand è visitatissimo, si calcola mediamente che entrino almeno 25.000 persone al giorno ed è l'occasione appunto per sicuramente far promozione, ma dietro la promozione poi al di là poi di tutte le cerimoniali di corte per noi anche business, è fare in modo che le nostre imprese portino a casa nuovo fatturato. E mi pareva che già stamattina ci fosse una presenza molto importante, già alle ore 9 vedevo delle fotografie di code incredibili, no? Sembra che ci sia questa ondata di ritorno di persone che all'ultimo minuto non vogliono perdersi l'occasione, visto che chiuderà tra l'altro l'Expo il 31 di ottobre, l'occasione di visitarlo, quindi insomma sarà una bella settimana questa. Oltre a questo, governatore, una domanda che è arrivata che riguarda una questione diciamo economica importante in Veneto, riguarda la banca che ha avuto delle difficoltà e una sua dichiarazione, lei ha detto serve una banca in Veneto, è così, dice l'ascoltatore Loris, o ci bastano già tutte quelle che abbiamo? Ma il problema è che quelle che abbiamo rischiamo di non averle più. Se avessimo quelle che abbiamo, mettiamola così, se avessimo quelle che abbiamo, Veneto Banca, Popolare di Vicenza e il sistema di credito cooperativo, potremmo dormire sonni tranquilli perché nessuno si occuperebbe di questo, tanto è vero che fino ad ora mai nessuno ha parlato di necessità di far banche nuove. La verità è che queste banche verranno quotate, la Banca Popolare di Vicenza e la Banca Veneto Banca verranno necessariamente, obbligatoriamente quotate in borsa in primavera e a quel punto con pochi milioni di euro, è il caso di dirlo, e chiunque se le può andare a comprare, chiunque ovviamente saranno altre banche o fondi di investimento, e finisce che noi avremo interlocutori che non saranno più del territorio. Non è un fatto identitario, è un fatto di necessità, perché le banche sono il primo socio occulto delle nostre imprese e delle nostre famiglie.
Un'altra domanda che è arrivata sempre via messaggio, io vi ricordo il numero, scriveteci subito se volete partecipare, 393-7366-170 via sms o via whatsapp, riguarda la questione delle grandi navi e ci dice Anna di Venezia, secondo lei è corretto che transiti in un luogo così delicato quelle navi così grosse, non è sbagliato? Ma secondo me è sbagliato che transitino lì, ma l'abbiamo sempre detto, Canale della Giudecca, Bacino San Marco, fuori le grandi navi. Ma dico a questa signora che il problema del dibattito oggi non è che vadano via da quello spazio acqueo, no? Ma che vadano via da Venezia. Allora se qualcuno mi dice che le grandi navi devono andare via da Venezia, è una bella idea, una bella suggestione, ma in questo momento noi dobbiamo pensare anche che è impraticabile perché abbiamo 3.000 lavoratori che vivono, quindi sono 3.000 famiglie che vivono grazie alla crocieristica a Venezia. Poi mi chiedo, lo dico anche perché spesso c'è questo dibattito, se è vero che Venezia deve essere tutelata fino in fondo, non capisco perché le grandi navi, ovviamente fuori dal canale del bacino San Marco del canale della Giudecca, sì, fuori da lì sono comunque un problema, e le petroliere che sono più grandi ed entrano comunque come le grandi navi in laguna, nessuno ne parla. Se il problema è il transito acqueo in laguna, la laguna, cioè, va affrontata in ugual misura per tutti. E qualcuno mi dovrebbe rispondere, no? Grazie mille per la sua opinione, come sempre. Governatore, noi ci sentiamo lunedì prossimo. Buona giornata. Buon lavoro, grazie a voi. Anche in questo lunedì 5 ottobre con noi appunto il governatore Luca Zaia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora partiamo subito dal tema della settimana, la settimana del Veneto all'Expo. C'era, non so se lei l'ha visto, su Facebook girava un video, no? di una caricatura, insomma era una scenetta comica in cui un veneto si lamentava che non ci fosse uno spazio, sì, abbastanza grande, ecco. Invece, andando al di là delle battute, com'è la presenza del Veneto all'Expo, come sta andando, cosa succederà in questa settimana? Beh, inizia oggi la settimana del Veneto, noi abbiamo inaugurato venerdì, una settimana piena di attività, di attrazioni, e approfittiamo anche della grande mole di pubblico che c'è, cioè si parla di milioni di persone che transiteranno durante questa settimana, e per cui parleremo del Veneto dell'agroalimentare, del Veneto turistico, del Veneto delle eccellenze, del Veneto delle ville venete, insomma di tutti quei valori che il Veneto ha e che vuol far conoscere a livello nazionale e internazionale. Diciamo che il nostro stand è visitatissimo, si calcola mediamente che entrino almeno 25.000 persone al giorno, ed è l'occasione appunto per sicuramente far promozione, ma dietro la promozione poi al di là poi di tutte le cerimoniali di corte, per noi anche business, è fare in modo che le nostre imprese portino a casa nuovo fatturato. E mi pareva che già stamattina ci fosse una presenza molto importante, già alle ore 9 vedevo delle fotografie di code incredibili, no? Sembra che ci sia questa ondata di ritorno di persone che all'ultimo minuto non vogliono perdersi l'occasione, visto che chiuderà tra l'altro l'Expo il 31 di ottobre, l'occasione di visitarlo, quindi insomma sarà una bella settimana questa. Oltre a questo, governatore, una domanda che è arrivata che riguarda una questione diciamo economica importante in Veneto, riguarda la banca che ha avuto delle difficoltà e una sua dichiarazione, lei ha detto serve una banca in Veneto, è così, dice l'ascoltatore Loris, o ci bastano già tutte quelle che abbiamo? Ma il problema è che quelle che abbiamo rischiamo di non averle più. Se avessimo quelle che abbiamo, mettiamola così, se avessimo quelle che abbiamo, Veneto Banca, Popolare di Vicenza e il sistema di credito cooperativo, potremmo dormire sonni tranquilli perché nessuno si occuperebbe di questo. Tanto è vero che fino ad ora mai nessuno ha parlato di necessità di far banche nuove. La verità è che queste banche verranno quotate, la Banca Popolare di Vicenza, la Banca Veneto Banca, verranno necessariamente, obbligatoriamente quotate in borsa in primavera, e a quel punto con pochi milioni di euro, è il caso di dirlo, e chiunque se le può andare a comprare, chiunque ovviamente saranno altre banche o fondi di investimento, e finisce che noi avremo interlocutori che non saranno più del territorio. Non è un fatto identitario, è un fatto di necessità, perché le banche sono il primo socio occulto delle nostre imprese e delle nostre famiglie.
Un'altra domanda che è arrivata sempre via messaggio, io vi ricordo il numero, scriveteci subito se volete partecipare, 393-7366-170 via sms o via whatsapp, riguarda la questione delle grandi navi e ci dice Anna di Venezia, secondo lei è corretto che transiti in un luogo così delicato quelle navi così grosse, non è sbagliato? Ma secondo me è sbagliato che transitino lì, ma l'abbiamo sempre detto, Canale della Giudecca, Bacino San Marco, fuori le grandi navi. Ma dico a questa signora che il problema del dibattito oggi non è che vadano via da quello spazio acqueo, no? Ma che vadano via da Venezia. Allora se qualcuno mi dice che le grandi navi devono andare via da Venezia, è una bella idea, una bella suggestione, ma in questo momento noi dobbiamo pensare anche che è impraticabile perché abbiamo 3.000 lavoratori che vivono, quindi sono 3.000 famiglie che vivono grazie alla crocieristica a Venezia. Poi mi chiedo, lo dico anche perché spesso c'è questo dibattito, se è vero che Venezia deve essere tutelata fino in fondo, non capisco perché le grandi navi, ovviamente fuori dal canale del bacino della Giudecca, del bacino San Marco del canale della Giudecca, sì, fuori da lì, sono comunque un problema e le petroliere che sono più grandi ed entrano comunque come le grandi navi in laguna, nessuno ne parla. Se il problema è il transito acqueo in laguna, la laguna, cioè, va affrontata in ugual misura per tutti. E qualcuno mi dovrebbe rispondere, no? Grazie mille per la sua opinione, come sempre. Governatore, noi ci sentiamo lunedì prossimo. Buona giornata.